sempre dietro l'angolo, la prima azione del Parma, partita cominciata da pochi secondi, Appia, il cross in mezzo, subito fuori la palla, poi Lamouchi, la conclusione, pasticcio e gol, subito un gol il Parma, dopo 16 secondi di gioco, davvero clamoroso l'errore, dobbiamo dire, della difesa del Brembi, e Parma clamorosamente in vantaggio, davvero ha battuto tutti i record passerella al suo esordio davanti al pubblico del Parma, e Parma subito in vantaggio. Rivediamo Walter. Ma penso di sì, penso che questo sia proprio un record. Lamouchi cercava un passaggio in profondità per Di Vaio e il difensore, che credo che fosse o Nielsen o Raun, ecco, rivediamo da qui probabilmente il numero 5, sì. Anzi no, Johansen ha fatto uno stranissimo rimpallo con la palla e ha battuto il portiere, che tra parentesi ancora il Brembi, raddoppio di marcatura, il Maeda e il Junior però non riescono a concludere, palla in area, la va a rincorrere Johnson, chiede la collaborazione, tanto a terra, sì, Sartor all'interno dell'area di rigore, ancora Svensson, poi il cross in mezzo, il colpo di testa di Madsen, è rigore ed è rigore, espulsione, ad intervenire con le mani. Vediamo Junior. Proprio così. Eh sì. È incredibile. Ah, Junior, non ha più, scusate. Junior. E c'è l'espulsione. Vedete che Junior accetta, come giusto che sia, il cartellino rosso. Non è la Mosci, Junior. Ma ti confermo che è Junior. Junior. Lina Cattano deve andare. Lina Cattano deve andare in scivolata. Vedete Madsen assolutamente con una mano, ferma la palla, ci sembra comunque la palla non sia entrata. È rimasta sulla linea di porta. No, comunque c'è stata questo. E dunque calcio di rigore adesso per il Brembi, proprio nel finale, incredibile finale, davvero qui allo stadio Tardini, espulso dunque Junior su questa iniziativa. Ma 4 minuti di recupero, Gianni. Abbiamo detto appunto che ci sarebbero stati più minuti di recupero. Sì, rigore netto, ma comunque ancora una volta la difesa del Parma si è fatta trovare impreparata su un cambio di campo e un cross sul secondo palo. Adesso vediamo un po', speriamo che Sebastian Frey faccia un miracolo. Nordin contro Frey, è il numero 3 del Brembi. Nordin contro Frey, è un pararigore davvero Frey. La grande parata, vediamo la conclusione, quella da fare. Con grande freddezza il pareggio del Brembi. Siamo esattamente al primo minuto di recupero. Abbiamo sentito Fabrizio Failla, ne sono stati concessi 4 e questo ovviamente la gioia, l'entusiasmo dei tifosi danesi. Dunque pareggio del Brembi al 91esimo su calcio di rigore trasformato da Nordin. Ma Parma, che lo abbiamo detto insieme a Walter Zenga e anche a Fabrizio Failla, che ha subito troppo in questo secondo tempo e in particolar modo nella fase finale, soprattutto dall'uscita dal